Buongiorno a tutti. Bene, arrivare al terzo colloquio dei 40. Vedo che insomma un po' di gente c'è, che mi consola e devo dire che i primi due sono stati anche interessanti e questo sarà ancora più interessante. Lo speaker oggi penso sia noto a quasi tutti voi, che è Lilia Alberghina, che è socia ormai da una quindicina d'anni ed è professore emerito della Bicocca. Fino al 98 è stata professore a Milano Statale, poi credo sia stata una dei fondatori della Bicocca. È il direttore del SISBIO, che è un centro della System Biology, e lei si è dedicata molto negli anni più recenti alla System Biology. È una biologa italiana ben nota, ha vinto vari premi, tra cui il Feltrinelli, e ha una laurea honoris causa. È inutile che vi dica tutte le cose, tanto le trovate facilmente online oppure già le conoscete. E quindi io direi di darle la parola. L'unica cosa che stupidamente, datemi un attimo di tempo, non mi sono segnato il nome della conferenza. Forse ce lo può dire lei stessa. Ce lo Sì, dici sì. te, Lidia, il nome, il titolo della conferenza, perché io non l'ho scritto. Ho scritto tutto, ma non il titolo della conferenza. Sì. Quindi io direi. Sistemi biologici complessi dalla scienza alla società. Ecco, sistemi biologici complessi dalla scienza alla società. Quindi do la parola senza esitazione a Lidia e la ringrazio per aver accettato di farci questa conferenza. Grazie, Lidia. Senti. Caro Presidente, grazie di questa introduzione e cari amici che eventualmente siete in ascolto su questa piattaforma, non vi vedo, ma immagino che qualcuno stia seguendo questo tipo di progetto. E mi sono domandata, mentre pensavo che cosa raccontare oggi, che cosa sarà venuto in mente a chi ha letto le tre parole chiave in fondo di questo titolo. Scienza e società e complessità biologica. Come si legano questi tre concetti tra di loro e come la complessità biologica introduce una novità rispetto a quanto la scienza e la società erano capaci di interagire fra loro nel corso degli anni. Tra l'altro, noi abbiamo avuto di recente la pandemia che ha tanto bloccato le nostre attività e tanto modificato il nostro modo di vivere, e il tema scienze e società è stato profondamente discusso in questo periodo. Perché? Possiamo entrare con la prima slide? Cosa pensano oggi gli italiani della scienza? Prima di tutto c'è alla base una grande e compiaciuta ignoranza sulle materie scientifico-ingegneristiche. Mentre in un qualunque salotto, se uno dice che non conosce la poesia o non conosce l'economia o non conosce la filosofia, viene guardato molto male. Se uno dice che non sa chi è stato Galileo, la cosa passa inosservata. Quindi l'assenza di conoscenza dei contenuti fondanti delle discipline scientifiche e ingegneristiche ha anche come risultato l'assenza nel sistema economico di campione nazionale nei settori innovativi. Noi purtroppo non abbiamo rappresentanze nella chimica, nel farma, nel biotech, nel digitale, che siano di una qualche rilevanza a livello internazionale. Cioè i campioni nazionali vengono chiamati le aziende che fatturano al di sopra dei 40 miliardi l'anno e noi siamo ad avere delle società che al massimo fanno 3-4 miliardi all'anno e quindi impattano pochissimo sia nella vita economica sia nella possibilità di dare posti di lavoro ai giovani. La pandemia, come ho detto, ha introdotto grandi reazioni contro delle scelte che tutto sommato erano guidate da valori scientifici e a rendere le cose più complesse è stato il contrasto tra i cosiddetti esperti e il passaggio di bufale mediatiche molto
molto significative. Ma cominciamo a vedere come nasce la scienza e quali sono le linee guida dello sviluppo scientifico. Come è a tutti noto, il metodo sperimentale è iniziato nel 600 con Galileo e si pone come criterio fondante il fatto che l'analisi dei fenomeni che vengono presi in esame, siano essi fenomeni fisici o adesso anche fenomeni biologici, deve essere fatta un'indagine quantitativa. Gli esperimenti devono essere costruiti pensando a una domanda a cui gli esperimenti devono dare una risposta e si devono raccogliere risultati riproducibili. Se questo non accade, se i fenomeni sono solamente episodici e non riproducibili, questo è al di fuori della scienza. L'altra condizione indicata al metodo scientifico è stata data da Cartesio, sempre nello stesso periodo, il quale ha suggerito che per vedere fenomeni complessi bisognasse dissociare il fenomeno in parti sempre più piccole in modo da riuscire ad arrivare a un'entità che fosse facilmente conoscibile in termini quantitativi, conoscibile verosimilmente con il raggiungimento di quella lingua matematica che Galileo aveva detto essere la condizione fondante per una conoscenza scientifica. Se a questo aggiungiamo il rasoio di Occam, che ha suggerito che avendo diverse possibili interpretazioni di un fenomeno bisogna accogliere l'interpretazione che richiede il minor numero di, diciamo, di domande, di informazioni, arriviamo a definire in modo completo quell'approccio riduzionistico, quantitativo e deterministico che ha guidato la scienza dal 600 fino, grosso modo, ai nostri giorni. Ha dato moltissimo alla scienza fisica, alla scienza chimica, ha dato meno alle scienze della vita che nascono morfologiche. Nasce l'anatomia, la botanica, la zoologia, che sono inizialmente morfologiche, anzi morfologiche quasi a livello di visione senza aiuti, arriva poi il microscopio, arriva poi un'analisi chimica e nascono quindi nuove discipline come la biochimica e la genetica. Nel frattempo però si era introdotto nella biologia un concetto fondamentale, cioè quello dell'evoluzione delle specie per selezione naturale, che è stato elaborato da Darwin. Il salto che le scienze della vita fanno a cominciare dalla metà del XX secolo è il salto di una acquisizione quasi completa del metodo riduzionistico applicato fino a livello molecolare. Si parte dalla struttura doppia elica del DNA, si arriva alle tecniche del DNA ricombinante che sono capaci di far nascere una nuova industria, la strutturistica molecolare fa passi da gigante, lo stesso progetto genoma e le tecniche omiche successive hanno portato ai nostri giorni a una conoscenza quasi totale delle specie molecolari che si ritrovano in una cellula. E questo ha fatto nascere il tema della complessità di cui parleremo tra un momento. Bisogna dire che questi risultati così importanti delle scienze della vita sono state accolte da una glorificazione mediatica molto eccessiva, direi. Cioè si è cominciato a dire che tutto diventerà possibile
che sarà possibile curare qualunque malattia, sarà possibile far nascere bambini con tre genitori e così via. Questo ha dato la falsa impressione che la nostra capacità, la capacità della scienza di gestire fenomeni biologici fosse diventata totale. Ricorderete come nel 2000, quando fu presentata la prima diciamo bozza del progetto Genoma nella conferenza stampa di Clinton e Blair, venne detto che c'era il libro della vita, era ormai chiaro. Bastava leggere la sequenza del DNA e avremmo capito tutto dei fenomeni biologici, il che non è vero. E è venuto a dimostrarci, cioè, una cosa che sa di molto antico, una cosa che sa di epoche che credevamo superate, cioè la pandemia da Covid, che non è stata combattuta per molti, molti mesi, portando moltissime vittime, e alla fine, per parecchio tempo, si è visto che le cose che potevano essere utilizzate, i modi con cui si poteva combattere l'epidemia, erano gli stessi che erano stati usati un secolo prima per l'influenza spagnola, mascherine e lockdown. E quando sono arrivati i vaccini, sono stati contestati sulla base di pochi eventi avversi. Ma la scienza non dovrebbe fornire risposte certe, come avevano detto i non del tutto disinteressati fautori di una glorificazione mediatica delle bioscienze. E bisogna adesso andare oltre Galileo e Cartesio e ricordarci che il tema della certezza nella scienza è stato discusso in modo approfondito da almeno due grandi filosofi della scienza: Karl Popper, che nei primi anni del XX secolo ha detto che la scienza certamente è capace di raggiungere delle teorie scientifiche, però bisogna accettare queste teorie scientifiche in modo critico, perché è pur vero che una teoria scientifica può essere stata provata, validata da molti esperimenti, ma se arriva uno esperimento ben impostato, ben eseguito, ben riproducibile, che la falsifica, quella teoria deve essere superata. E ricordiamo tutti che Einstein andava in giro dicendo: fatemi degli esperimenti per falsificare la teoria della relatività generale. E ancora stiamo aspettando. L'altra indicazione importante è data da Thomas Kuhn, che più di recente, cioè a metà del XX secolo, ha pubblicato un libro di notevole interesse, che è capace di analizzare il divenire della scienza oggi, quando la scienza non è più un'attività elitaria di poche persone in laboratorio. All'inizio del XIX secolo, forse qualche migliaio di persone in tutto il mondo si occupava di scienza. Oggi ci sono centinaia di migliaia di ricercatori che in tutto il mondo compiono delle indagini scientifiche. Basta pensare che PubMed, che è la banca dati delle pubblicazioni delle scienze della vita, ha ad oggi 34 milioni di papers. Quindi è diventato una questione non più elitaria, ma di grandi numeri. Allora, come avviene la scienza? Secondo Kuhn, la scienza procede secondo uno schema di scienza normale, quando tutti i ricercatori più o meno
si collocano con, a fare esperimenti rispondendo a domande che in quel momento sono particolarmente significative. Diciamo, l'abbiamo visto tutti nelle scienze della vita di recente, quando è cominciato il sequenziamento del DNA, tutti sequenziavano qualche gene di qualche interesse, poi tutti hanno fatto tecniche del DNA ricombinante per vedere, esempio, che proteina veniva fatta da quel gene di un qualche interesse, poi si è passate a lavorare tecnologie omiche, poi si è passato a lavorare con tecnologie di tipo, non so, anche di alta tecnologia di imaging, il cryo electron microscope, eccetera. Per cui abbiamo che molta parte dell'attività scientifica si svolge nel tempo in un incrocio fra domande di interesse e tecnologie in quel momento disponibili. E questo è il periodo in cui si svolge la cosiddetta scienza normale. Però comincia a cadere a un certo punto che qualche esperimento, qualche attività, magari fatta con degli strumenti nuovi, eccetera, comincia a mettere in crisi il paradigma preesistente. Allora, qual è stato il paradigma degli anni, dalla fine del XX secolo? Il paradigma era il paradigma del sequenziamento del genoma e il paradigma delle tecnologie omiche. Cioè tutto si pensava potesse essere spiegato conoscendo le varianti geniche che avevano azione in un certo momento e i prodotti che da questo gene venivano fatti, cioè le proteine, gli RNA messaggeri e così via. Questo è stato il paradigma omico e postgenomico. Però comincia a venire fuori, ed è, lo vedremo in dettaglio più avanti, delle indicazioni per cui questo paradigma da solo una visione parziale dei fenomeni. Non basta conoscere quali varianti ci sono in una patologia tumorale per poter essere sicuri di identificare il farmaco che veramente funzionerà su quel determinato paziente. Quindi comincia a scricchiolare la impalcatura della scienza, scricchiolando, non negando quello che si aveva prima, ma richiedendo un nuovo paradigma che in un qualche modo riesce a inglobare il paradigma precedente. L'esempio più classico è il superamento della fisica newtoniana dalla relatività generale. È evidente che non tutto può essere spiegato, ad esempio il discorso dell'elettrone se particella o onda viene spiegato dalla relatività generale. Però per molte cose la fisica newtoniana va bene. Per mandare un satellite su Marte ci bastano tranquillamente le leggi di Newton e le leggi di Keplero. Sono state quelle che sono state utilizzate. Non abbiamo avuto bisogno della nuova tecnologia, della nuova relatività generale, che invece è necessaria per capire altri fenomeni, la struttura della materia, eccetera. Allora, se riconosciamo questo fatto e riconosciamo quindi che il nuovo paradigma che sta emergendo è non più il paradigma genetico riduzionista che ha prevalso finora, ma un paradigma della complessità, cioè un paradigma che ritiene di dover arrivare a comprendere quali sono le basi molecolari dell'emergenza delle funzioni da un sistema complesso. Cioè la funzione non è più
il risultato della struttura del prodotto genico. Cioè, per l'emoglobina si può dire che la funzione è quella di trasportare l'ossigeno e la CO2, e abbiamo l'evidenza della sickle cell anemia. Ma per capire come emerge la funzione cancro, non basta sapere che è cambiato un oncogene o sono cambiate altre proteine. Occorre vedere la funzione come proprietà emergente di una rete di centinaia o migliaia di prodotti genici. Per mettere ordine, per cercare di capire cosa sta succedendo in questa rete, risulta chiaramente che bisogna avere dei modelli predittivi. La costruzione di questi modelli è la sfida che il nuovo paradigma scientifico sta affrontando in questi anni. Quindi il rapporto scienza-società è profondamente mutato rispetto all'epoca precedente del metodo riduzionistico in biologia, dalla emergenza della teoria della complessità, dell'analisi dei sistemi complessi, che è ormai assolutamente presente. Perché è così importante parlare di sistemi? Beh, intanto vediamo una prima definizione. Il sistema è un insieme di parti interagenti che si comportano come un'unità svolgendo funzioni. E quindi chiaramente una cosa diversa dall'oggetto, dalla molecola che poteva svolgere qualche funzione, ma non certamente una funzione che deriva dall'interazione di tutta una serie di molecole diverse. Le funzioni sono proprietà emergenti. A cambiare la funzione sono non solo le molecole che sono presenti nella rete, ma anche la forza di interazione delle stesse. La causalità degli eventi è circolare, e questo spesso ci manda fuori strada. Ci sono sia eventi stocastici, sia eventi di memoria del passato che non trovavamo nell'analisi semplice di singole molecole. La dinamica del sistema dipende dal suo contesto, e soprattutto i sistemi biologici sono capaci di autoriprodursi. Come li studiamo? Li possiamo studiare a diversi livelli, cioè possiamo fare il modello di un arto per fare una protesi, ma possiamo fare anche il modello di una cellula per cercare di capire come avvenga la riproduzione cellulare. Sia in un caso che nell'altro, l'integrazione di questi dati viene fatta con l'incrocio di dati sperimentali con approcci informazionali, che possono essere di tipo diverso, cioè da modelli matematici semplici a tecniche di intelligenza artificiale, ma che devono essere capaci di dare una predittività di quello che succederà al sistema quando questo sistema venga perturbato. L'altra cosa importante dei sistemi è quella che non resiste più la visione lineare. Tutti ricorderete che parlava del dogma della biologia molecolare: il DNA fa il mRNA, fa le proteine e questo fa la cellula. Questo è un modo di vedere le cose, ma le cellule in effetti non hanno solo questa linearità, hanno, ed è estremamente importante,
una causalità circolare, per cui eventi che ad esempio derivano dai nutrienti possono dare dei segnali interni e modificare le funzioni sia del DNA che delle proteine che dell'mRNA, come d'altra parte funzioni cellulari, crescita e differenziamento, ad esempio, possono generare dei segnali che faranno fare delle proteine specifiche o faranno arrivare al DNA delle modifiche tipo epigenetiche. Quindi dobbiamo stare estremamente attenti a non considerare un fenomeno complesso come un fenomeno lineare. In biologia la linearità non c'è, esiste una circolarità che spesso è difficile da dipanare. Come stiamo cercando di affrontare la complessità? Beh, come ben sapete, si è dapprima cercato di analizzare la complessità a livello genomico. Quindi, ad esempio, nello studio dei tumori si è cercato di vedere quali varianti geniche fossero presenti in un determinato tumore e poi sulla base di queste varianti geniche chiamate oncogeni si cercava di costruire un farmaco capace di inibire quella specifica attività che era l'attività che generava il tumore. Sì, è vero, se io introduco il RAS attivato in una cellula normale è facile che ottenga una cellula trasformata, ma questo non mi basta per dire quale sarà il fenotipo della cellula e soprattutto in che modo io potrò riuscire a combattere la crescita di quel particolare tumore. Si è allora passati a degli studi più complessi in cui non solo si vedeva la sequenza genomica, ma si andava a vedere tutti i componenti molecolari nella cellula, quindi i messaggeri, quindi le proteine, quindi il metabolismo, e prendendo questi diversi livelli, appunto DNA, messaggero, proteine, cercare di integrare questi dati per avere una visione più di spessore del fenomeno cancro. Però il solo fatto di cercare di creare delle reti in queste condizioni ha dato la possibilità di descrivere alcuni fenomeni interessanti, ma certamente non di riuscire a sviluppare una attività rigorosamente rivolta al controllo della patologia. Allora cerchiamo di vedere che cosa accade in questa cellula tumorale, in una cellula tumorale, tipo ad esempio un tumore dipendente da KRAS, in condizioni di trasformazione, confrontando cellule normali con cellule trasformate. Beh, qui vedete che ad esempio la produzione di classi di messaggeri può venire fortemente stimolata nelle cellule tumorali, mentre nelle cellule normali sono verdi, quindi vuol dire che sono più basse, mentre il contrario può accadere per quest'altro gruppo di prodotti di messaggero. Quindi si ha una forte variazione dell'espressione genica, forte variazione che sono circa 2000 messaggeri che vengono espressi in modo diverso, circa 1500 vengono stimolati e circa 500 vengono inibiti. Ma cosa fanno questi prodotti genici? A vederli così non è che si riesca a capire molto. Quello che abbiamo tentato di fare è di dire, va bene, se la trasformazione neoplastica in un certo tipo di cellule
avviene in modo simile nell'uomo e nel topo, come molto lascia ritenere, visto la similianza molto forte dal punto di vista genomico e dal punto di vista anche morfologico tra cellule umane e cellule tumorali, vediamo che cosa è in comune nelle cellule normali e cellule trasformate, le cellule trasformate sia di uomo che di topo, e vediamo in un network di protein-protein interaction, che è uno dei modi con cui si studia l'interazione di proteine in un sistema, di vedere che cosa hanno in comune. E quello che è venuto fuori con una certa sorpresa è il fatto che queste proteine che sono fortemente presenti in cellule tumorali sia umane che di topo sono tutte proteine mitocondriali. Proteine mitocondriali, qui siamo ancora agli inizi degli anni 90, quando ancora non c'era un focus di interazione sul metabolismo che vedremo poi essere esploso negli anni successivi, e quindi il vedere che il complesso 1 della catena OxPhos fosse circa la metà nelle cellule trasformate rispetto alle normali aveva un significato molto forte. Ma allora, se un cambio molto significativo delle cellule trasformate, quello di alterazioni strutturali dei mitocondri, noi ci dobbiamo aspettare che questi mitocondri, cioè queste cellule in cui avviene una respirazione sulla base dei mitocondri alterati, debba essere alterata. Per far questo bisognava misurare i flussi metabolici con le tecniche che cominciavano allora ad essere disponibili, qui siamo verso il 2010, che sono le tecniche di spettrometria di massa, sia liquida che gassosa. E quello che abbiamo visto con questo studio che è stato fatto in collaborazione con l'MIT è che quello che cambia è proprio il quadro del metabolismo delle cellule trasformate. Mentre i sacri testi di biochimica dicevano che le cellule crescono su glucosio e poi il glucosio arriva a piruvato, il piruvato fa acetil-CoA, entra nel ciclo di Krebs e viene dissociato a CO2 liberando energia e nello stesso tempo formando precursori delle building blocks delle crescita cellulare, si è visto che invece le cose erano molto diverse in una cellula tumorale, in cui non solo si aveva un forte uptake di glucosio, ma si aveva anche un forte uptake di glutammina che veniva utilizzata sia come fonte di carbonio sia come fonte di azoto. Contrariamente a quello che accade nelle cellule normali, in cui la glutammina serve solo come fonte di azoto. La glutammina, per entrare come nel metabolismo, va fino ad alfa-chetoglutarato, entra nel ciclo di Krebs e nel ciclo di Krebs può procedere sia in senso clockwise, come fa normalmente il ciclo di Krebs, sia in modo molto strano e molto inusuale in counterclockwise, cioè andando da alfa-chetoglutarato a citrato. Questo cambio metabolico è risultato poi essere presente con molte varianti in altri tipi di tumore, per cui l'uso della glutammina come fonte di carbonio e di azoto e la stimolata utilizzo sia della glutammina che del glucosio sono risultate caratteristiche comuni di tutti i tumori. Perché può essere importante spostare l'interesse sul metabolismo?
Ma può essere importante perché se ragioniamo un momento, il metabolismo è in fondo l'integratore di tutti i segnali che arrivano, di tutte le informazioni che arrivano alla cellula, da quello genetico e le ovvie mutazioni, ma del rapporto con l'ambiente, il signaling, il controllo epigenetico, il controllo trascrizionale, fino al controllo redox. Quindi tutto quello che accade sia geneticamente che, diciamo, su segnale dell'ambiente per una cellula di qualunque tipo, tumorale o non tumorale, va a dare cambiamenti alle vie metaboliche del metabolismo che, come ben sappiamo, sono tra l'altro fortemente conservate durante l'evoluzione e sono un numero relativamente piccolo di reazioni, sono circa 10.000 reazioni, mentre le reazioni che avvengono in una cellula sono centinaia di migliaia, se non milioni. Quindi il poter avere una relativamente piccola insieme di reazioni chimiche, dico relativamente piccola perché siamo sempre nell'ordine di alcune migliaia, ma non di centinaia di migliaia come sono le altre, a determinare la costruzione di building blocks e quindi i destini cellulari che sono crescita, morte e differenziamento, può aiutare a meglio studiare il divenire delle cellule risposte all'ambiente, sia il divenire normale, cioè, quindi diciamo della fisiologia, sia quello della patologia. Ha notato il Jens Nielsen in un review che io considero molto importante, che praticamente ad ogni diversa condizione fisiologica cellulare, quindi fisiologica o patologica, corrisponde una specifica impronta metabolica, come se fosse un'impronta digitale, cioè come noi siamo riconoscibili in modo specifico dalle nostre impronte digitali, così anche il metabolismo di cellule tumorali, di cellule differenziate, di cellule di vario stato di sviluppo, sono caratterizzate dal loro specifico metabolismo. Quindi il metabolismo assume il ruolo di driver del divenire di una cellula. Allora, se l'enorme complessità di una cellula può venire riassunto in un qualche modo dalla complessità più ridotta del suo metabolismo, e se abbiamo detto che per comprendere la complessità noi, secondo la richiesta di Galileo, dobbiamo arrivare ad avere dei modelli predittivi di quello che accade, i tipi di modelli che possiamo vedere sono tre. Sono le reti di interazione, sono i modelli cinetici basati sul meccanismo, e però questi sono molto complicati da ottenere. È vero che sono quantitativi, dinamici, che ci darebbero una bella comprensione di quello che sta accadendo, ma allo stato attuale non siamo ancora in condizione di poterlo costruire. Possiamo invece costruire quelli che vengono chiamati modelli di flusso, cioè dei modelli che sono anche su larga scala, che sono capaci di dirci come avviene il metabolismo in steady state, quindi non ci danno la dinamica, ci danno quale stato stazionario viene raggiunto dal metabolismo di cellule a cui viene data una certa quantità di glucosio, una certa quantità di glutamine, una certa disponibilità di ossigeno, in cui sono attivi certi
vie metaboliche e non altre, e così via. In queste condizioni è possibile costruire i modelli constraint-based, che sono stati e sono tuttora il modo con cui si può cominciare a trovare un ordine nel metabolismo delle diverse condizioni fisiopatologiche. Quando facciamo questo, ad esempio, in quelle stesse cellule tumorali di cui avevamo parlato, cosa si va a vedere? Si va a vedere quanto glucosio sono capaci di utilizzare, quanto CO2 emettono, quanta glutammina utilizzano, quanto lattato producono, quanto glutammato buttano fuori, e dando queste informazioni a una serie di equazioni che rappresentano il core del metabolismo, cioè la parte centrale, quello che viene chiamato il metabolismo centrale, che è quello che determina la sintesi dei building blocks della cellula, quando questo accade, noi vediamo che si realizza un pathway che è indicato in questa slide, in cui si vede una forte ingresso di glutammina che va ad alfa-chetoglutarato, una forte utilizzazione nel clockwise nel ciclo di Krebs, poi da ossalacetato va a PEP e quindi va a lattato, il che vuol dire che la glutammina e non solo il glucosio generano lattato. Questo quadro metabolico, che assomiglia molto a quello che vi ho fatto vedere precedentemente, che era stato riconosciuto in modo sperimentale, è capace di generare la più alta biomassa che queste condizioni sperimentali e questo network metabolico siano capaci di ottenere. Il bello è che lo possono ottenere con tanti diversi passaggi, quindi ci sono molti diversi vie, come per andare in giro per una città, cioè per andare da qui a Piazza Duomo io posso prendere diverse strade. Se so dove andare, arriverò al posto dove devo arrivare. È interessante che questi passaggi diversi siano tutte reazioni di ossidoriduzione, che indicano quindi l'importanza delle ossidoriduzioni nel metabolismo. Se vogliamo, l'algoritmo del modello matematico della constraint-based metabolism è in fondo una specie di regola, di legge che governa il metabolismo, da cui derivano alcune regole che possiamo dire a parole in modo da intenderci meglio. Anche in fondo la legge di Newton la diciamo a parole e poi la scriviamo in formula. Qui non la scriviamo, la formula diciamo sono le equazioni che hanno generato il modello, e le regole sono quelle che vi ho indicato, cioè un aumento forte dell'utilizzazione di glucosio e glutammina, una ridotta disponibilità di ossigeno, una forte utilizzazione di glutammina a dare un ciclo di Krebs a ramificato, l'ossidazione del glucosio a lattato, e una grande variabilità delle diverse vie redox che possono essere inglobate. Ovviamente questo è quello che genera la maggiore velocità di crescita, questo pathway. Ora, visto che il tumore è causa di danno per il suo ospite perché cresce in modo incontrollato, risulta chiaro che questa variazione del metabolismo è la vera responsabile del danno che il tumore genera nell'ospite.
Il metabolismo non è solo importante per i tumori. Se andiamo a vedere quella famosa PubMed di cui vi dicevo prima, che ha 34 milioni di paper, se vediamo però che ci sono centinaia di migliaia di lavori presenti per la neurodegenerazione, per l'invecchiamento, per le malattie cardiovascolari, per lo stesso microbioma e che giornali importanti, sia Nature che Cell, hanno dei giornali che sono specificamente dedicati al metabolismo. Quindi questo vuol dire che si sta cominciando a capire negli ultimi 10 anni che il metabolismo ha veramente un ruolo centrale nel divenire della cellula e che quindi bisogna conoscerlo meglio sia in termini di analisi, ma soprattutto in termini di interpretazione di flussi. Vorrei fare un esempio per la neurodegenerazione. Prima vi ho detto che il cancro ha quel certo tipo di metabolismo che ho riassunto precedentemente. Quello che si è visto nelle tre grandi malattie neurodegenerative, cioè l'Alzheimer, il Parkinson e la malattia di Huntington, che hanno in comune tre cose. Hanno in comune il fatto che hanno alterazioni neurologiche specifiche, cioè l'Huntington ha alterazioni specifiche nel corpo striato, il Parkinson ha alterazioni specifiche nella sostanza nigra. L'Alzheimer ha alterazioni specifiche che partono dalle parietali e poi arrivano alla cortice frontale. Allora, perché avviene questa localizzazione specifica del danno? Cioè, muoiono i neuroni e muoiono i neuroni solamente in determinate zone. Si era detto muoiono perché vengono a formarsi delle molecole di amiloide di tipo diverso, perché sono diciamo molecole che raggiungono una struttura a fibrilla e questa struttura a fibrilla si era pensato fosse responsabile del danno neurologico. E in effetti si è visto poi più attentamente che le fibrille si poggiano sopra i neuroni, ma molto raramente danneggiano direttamente il neurone. Quindi è più probabile che siano a valle del danno principale e siano invece non la causa, ma una delle manifestazioni della patologia. Tornando a quel discorso di circolarità causale di cui abbiamo parlato prima. Il sistema che meglio è stato studiato è quello dell'Huntington da una ricercatrice del California, la McCurry, che ha scoperto una cosa molto interessante. Come ho detto prima, la malattia di Huntington si realizza, tra l'altro, è una malattia genetica, quindi c'è un mutante, una proteina antintina che si comincia a formare fino dalla nascita, dalla gestazione del mutante omozigote. Ma per 30-40 anni non succede niente. Poi cominciano a intervenire dei problemi e si vede che l'alterazione dei movimenti del paziente offeso diventano sempre maggiori e a un certo punto si ha quella che viene chiamata chorea di Huntington, che è una condizione molto molto penosa. Se l'antintina è sempre presente, e perché si viene a realizzare questo evento a livello specifico del corpo striato, che è uno dei due sistemi che controllano il movimento?
McCurry ha dimostrato che col passare del tempo il livello di glucosio nel sangue in presenza del mutante dell'antintina diminuisce e diminuendo i mitocondri ricevono meno glucosio in tutto il corpo. Purtroppo quelli del corpo striato che cercano di ricavare nutrienti dalle cellule che sono intorno hanno vicino delle cellule che danno acidi grassi. L'utilizzo degli acidi grassi che avviene nei mitocondri delle cellule che ricevono, cioè che non ricevono più glucosio, che ricevono acidi grassi, porta alla produzione di ROS e questo è come se si venisse a creare una bomba all'interno dell'astrocita che a un certo punto muore e quindi non fornisce più al neurone quei nutrienti, quell'ossigeno che dovrebbe essere. E quindi il neurone del corpo striato muore. Ma perché non muore quello del cervelletto? Perché quello del cervelletto ha la fortuna di avere vicino delle altre cellule nervose che invece di dargli acidi grassi gli danno amminoacidi e gli amminoacidi possono tranquillamente venire utilizzati dal ciclo di Krebs normale. Quindi anche in questo caso sembra che l'evento primario che dà origine al fenotipo della malattia di Huntington sia un evento di alterazione metabolica analizzata in modo molto accurato da un paio di lavori della McCurry. E allora, se il metabolismo è così importante e se dobbiamo, per cercare di capirlo, avere dei modelli, come facciamo a farlo, visto che per adesso siamo solo capaci di avere dei modelli constraint-based? Bene, si sta andando avanti, e di questo è un grosso lavoro su cui anche noi siamo impegnati, cercando di costruire modelli che partono da modelli constraint-based, recuperano dati di trascrizione, di metaboloma, di proteoma, eccetera, hanno una prima indicazione del network che si viene a formare e poi attraverso tecniche di machine learning e di analisi più o meno supervisionata cercano di arrivare ad avere dei modelli dinamici predittivi. Questo è l'obiettivo centrale della complessità biologica ed è la ragione per cui questo io credo che sia una frontiera importante della scienza. Si tratta, e questo non so come potremo vederlo, di mettere insieme sia i modelli multiscala, che sono quelli che abbiamo visto in precedenza, sia le tecniche di machine learning. Come vedete, questo è preso dalla letteratura, ci stanno pensando in tanti. Posso continuare ancora con un paio di slide o il tempo è scaduto? Il tempo sarebbe finito, ma ha avuto un incidente all'inizio, quindi puoi continuare senza problemi, grazie. Come? Puoi continuare senza problemi per un paio di slide. Benissimo, perfetto. Diciamo 5 minuti. Grazie. Allora, risulta chiaramente che diciamo il tema della complessità non si può risolvere con big data e artificial intelligence perché qui non c'è la domanda importante, cioè non si ricostruisce un meccanismo che è quello che secondo Galileo noi dobbiamo dare a ogni conoscenza scientifica, ma bisogna prendere dei buoni dati, fare la domanda corretta e cercare con l'aiuto dell'intelligenza artificiale di avere il modello predittivo.
Questo cosa richiederà? Richiederà creatività, indubbiamente, ma richiederà dei team multidisciplinari, perché esistono solo problemi e non discipline, con buon rispetto dei settori scientifico-disciplinari, che sono solo un modo con cui noi possiamo gestire l'università. L'informazione, tra l'altro, deve essere visualizzata, perché in questo modo si rende comprensibile ciò che è accaduto. Cioè dobbiamo fare quello che i controllori di volo fanno rispetto agli aerei che circolano intorno a una città. Dobbiamo sempre ricordarci, secondo Popper, che ottenere teorie è importante, quindi avremo le teorie del metabolismo, ma dovremo essere sempre aperti a trovare delle falsificazioni per andare sempre più avanti sul nuovo, sul divenire. Un'ultima cosa. Probabilmente il tema della complessità del metabolismo richiede un cambio dell'organizzazione scientifica, perché per fare questi modelli descrittivi, che sono sul metabolismo, come vi ho detto, quello del cancro e quello della quello del cancro e quello del neurodegenerazione sono diversi. Il cancro ha l'utilizzo della glutammina, la neurodegenerazione ha una formazione di rosso, quindi non è la stessa cosa, però è il metabolismo l'agente scatenante. E lo stesso temi come l'invecchiamento, come la nutrizione, come le stesse tecnologie per l'ambiente e per le bioconversioni richiedono una capacità di gestire il metabolismo, sia umano, sia di microrganismi, sia di piante o animali, in modo molto maggiore di quello che non riusciamo a fare adesso. Se questo è vero, probabilmente abbiamo una strada per una crescita economica di cui il nostro paese ha bisogno, perché è dagli anni 90 che il prodotto interno lordo per abitante è inchiodato e il numero di posti di lavoro nella classe da 25 a 65 anni di età in Italia è molto basso, mentre ad esempio in Svizzera o in Germania è molto elevato. Quindi si tratta di avere un cambio organizzativo anche del sistema economico e del sistema della ricerca, che io adesso non credo valga la pena di discutere perché sarebbe troppo lungo, ma spero che una riflessione su come organizzare la ricerca scientifica biomedica del XXI secolo, che deve tenere presente la frontiera della complessità biologica, che, come ho cercato di dimostrare, con qualche disagio tecnologico, e costituisce però la realtà del nostro tempo, in modo da poter dare ai nostri giovani quelle condizioni di lavoro e di sicurezza che al momento non riusciamo a dare. Se poi qualcuno volesse approfondire, in questo libro che ho appena pubblicato ci sono molti approfondimenti. E soprattutto vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso moltissimo per gli incidenti di percorso su cui sono in corso. Grazie. Io applaudirei Lilia e chiederei a chi vuole fare domande di alzare la mano. Sì. Francesco Salvatore. Ecco, c'è Antonella Paresan.
prego. Buonasera, innanzitutto complimenti, veramente una splendida presentazione. Io no, sono, diciamo, lavoro in un ambito completamente diverso e ho apprezzato moltissimo questa panoramica. Una domanda probabilmente banale, quello che mi sfugge è se quando si parla di modelli predittivi si intende l'applicazione di uno schema, una rete neurale, un'intelligenza artificiale che permettano di classificare la situazione patologica o di descrivere invece l'evoluzione del sistema. Allora, abbiamo bisogno di fare le due cose. Prima di tutto dobbiamo cercare di capire quale è la struttura del metabolismo che sostiene la più elevata crescita della cellula tumorale. E nel fare questo dobbiamo cercare, utilizzando il modello, quindi facendo esperimenti sul modello, una volta che avessimo il modello valido, dire benissimo, se io inibisco queste due reazioni, riesco a portare a zero la crescita della cellula? Perché se questo accadesse, dovremmo avere un trattamento terapeutico significativo. Mentre adesso abbiamo fatto, insomma, io ho trattato con agenti anti-RAS dei tumori da RAS dipendente e poi messi in questi tumori così trattati, quindi che dovevano essere inibiti in topo nudo, su 5 senotrapianti, 4 non hanno dato crescita, però uno è ripartito. Quindi è evidente che ci sono variazioni che ancora non conosciamo. Ma siccome il discorso del metabolismo, che è la base necessaria per la crescita, e la crescita del tumore è la condizione per il danno che il tumore riesce a dare, ecco, questo è ancora tutto da scoprire. Diciamo, siamo andati avanti in questo senso, cioè si sta un po' abbandonando la tecnologia genomica, cioè se leggo ancora, guardate i giornali, vi dicono che il sequenziamento del DNA è la cosa importante da fare per trovare farmaci contro il cancro alla mammella. Questo è vero in termini statistici, cioè io posso, avendo una certa firma di oncogeni, dire che con ogni verosimiglianza al 60% delle probabilità, se tanto la paziente X con questi due farmaci, le cose andranno bene. Ma è solo una questione di correlazioni, ma la correlazione non è scienza. Cioè, va bene per vendere i prodotti di Amazon, ma non va bene per cercare di avere una rigorosa risposta terapeutica. Io non so se ho risposto. Cioè c'è molta strada da fare ancora, questo non solo, ma questa molta strada da fare è multidisciplinare, perché non è che si dice facciamo partire solo l'analisi del metabolismo del cancro e tutto il resto lo lasciamo da parte, perché a seconda del sistema possiamo imparare delle cose che magari ci sono utili per l'altro sistema. Cioè, ad esempio, nella neurodegenerazione abbiamo visto l'importanza dello stato redox, ma io sono anche abbastanza sicura che lo stato redox è importante nel cancro. Dobbiamo riuscire a capire come. Sì. Grazie. Non so se ho risposto. Sì, io... sì, la ringrazio. Cioè, no, c'è molto ancora da fare. Però, chi vuole intervenire? Cioè, siamo a un cambiamento di paradigma. Questo. Posso? Franco, sì, vai avanti. Grazie, grazie infinite Lilia, perché a parte i complimenti e le felicitazioni, ma soprattutto quello che ho imparato, parecchie cose naturalmente dalla tua conferenza, mi ha fatto molto piacere. Beh,
Dal punto di vista tecnologico c'è stato qualche intoppo, però va bene, no, andato no, per carità, quelle sono scemenze della tecnologia moderna, che pure qualche volta è un poco fallace, no? Dobbiamo sempre riconoscere niente com'è. Io ti volevo fare un commento, domanda in realtà. Io credo, lo sai anche da qualche altra diciamo discussione fatta in precedenza, che la multidisciplinarietà, su cui parlo da parecchi anni, è molto importante per il valore aggiunto che questo può dare alle singole discipline. Cioè le singole discipline fanno, e non so se dico bene, perciò questa è una prima domanda, se hanno quasi sempre un valore aggiunto nella comprensione dei loro meccanismi dall'integrazione con altre discipline. Per esempio la biochimica... Cioè, c'è il problema ma non c'è la disciplina. Ok. E poi questa è in un certo senso gemella della tua definizione, ma della tua osservazione sulle complessità. Allora, come pensi che è vero che noi dalla complessità abbiamo cercato negli anni, l'hai descritto anche come storia, cercare di trovare meccanismi più semplici per risolvere la complessità. Hai citato anche alcuni autori importanti e filosofi della scienza che per comprendere la complessità bisogna andare nel più piccolo, cioè da Lampers bisogna arrivare a Splitter, come dicono gli americani, no? Nel linguaggio, ovviamente, della lingua inglese. No, non sono totalmente d'accordo. Aspetta, perché non ho finito la domanda. E invece è proprio il contrario quello che tu hai anche voluto dire, cioè che poi dallo Splitter dei semplici meccanismi, per esempio da una via biochimica, da un... Quando ho incominciato a studiare biochimica mi credevo che tutto era già stato scoperto, i cicli biochimici, Krebs, i cicli di Luria, degli acidi grassi, eccetera, e tutto si sapeva già, che c'era altro da sapere. Poi ho capito che da quello più piccolo tu arrivi di nuovo alla complessità, quindi fai il percorso inverso, cioè dal singolo meccanismo arrivi un'altra volta a comprendere la complessità. Non so se questo... Ti volevo domandare tu che pensavi in particolare su questa circolarità, complessità, diciamo semplicità, con la complicità della multidisciplinarità, e poi ritorno alla complessità, perché l'hai dimostrato, credo, abbastanza parlando del cancro, e come dicendo che piccoli fenomeni o piccole vie metaboliche che si modificano nel cancro da sole non riescono a capire qual è l'essenza e qual è la multitasking complessità del cancro stesso. Non so se questo è un meccanismo circolare che tu hai voluto anche illustrare, oppure invece mi dici quali sono le diversità da questa interpretazione che mi piacerebbe sostenere, ma che naturalmente vorrei che tu chiarissi il tuo pensiero. Grazie. Franco, ti ringrazio tanto del commento. E direi che più o meno, cioè, siamo d'accordo quasi in tutto, perché io cosa ho detto? Ho detto che la sola visione riduzionistica non basta. Abbiamo bisogno di vedere il network di diverse molecole, che possono anche essere migliaia di molecole, quindi, e che quello che importa è anche la forza con cui queste molecole interagiscono tra loro e non solo la loro qualità. Quindi è ben diverso dal discorso l'emoglobina, ossigeno, CO2. Lì tu puoi spiegare la funzione dell'emoglobina con un meccanismo molto semplice, non puoi spiegare il ruolo di un oncogene nel cancro con altrettanta semplicità. Perché? Perché il cancro è una funzione complessa che ha bisogno di tanti diversi eventi biochimici che avvengono insieme e che puntano al metabolismo. Quello che è importante, secondo me, è il fatto che non solo noi abbiamo
la possibilità nella systems biology, perché poi l'insieme di analisi biologica e di analisi computazionale si chiama systems biology, non solo abbiamo la capacità di fare modelli a livello molecolare come quello che ho fatto vedere, ma possiamo anche fare modelli di moduli che sono più grandi. Ho accennato rapidamente, potremmo fare anche un modello di un arto per fare una protesi. Ovviamente dentro il modello dell'arto c'è anche il modello della contrazione muscolare, ma di cui noi non facciamo il modello, facciamo solo il modello della funzione. E quello che è interessante è che facendo il modello macro, cioè della vita della cellula di lievito, che tutti noi abbiamo sempre utilizzato come modello di cellule eucariote, abbiamo visto che il metabolismo funziona da determinante della crescita e del ciclo cellulare in lievito, come noi intendiamo stia funzionando nel cancro, perché in fin dei conti se promuove la crescita deve promuovere il ciclo cellulare, deve promuovere la crescita, e quindi di fatto ci ritroviamo con un modello macro di una cellula più semplice, però evolutivamente connessa con le cellule umane, che dà quasi lo stesso messaggio, cioè il messaggio che il metabolismo è il determinante delle funzioni della cellula. L'unica cosa che mi sento di dire è che c'è tantissimo da lavorare, c'è tantissimo da favorire le aggregazioni di grossi gruppi, che io guardo con grande ammirazione quello che hanno fatto i fisici con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, perché sono riusciti intorno a un concetto che è uguale MC2 a mettere insieme migliaia di ricercatori che poi hanno dato la risposta a che cosa? Hanno dato la risposta alla fusione, o la stanno dando, alla fissione, ahimè, l'hanno data, però hanno anche dato la risposta al bosone di Higgs, hanno dato la risposta alle onde gravitazionali, tutti argomenti che in nuce erano presenti nell'equazione di Einstein. Qui abbiamo uno stesso discorso, cioè che la visione del metabolismo come nucleo determinante della vita, e siamo nelle stesse condizioni, cioè si può partire a fare dei grandi gruppi che sono capaci di affrontare in tutte le sfaccettature il tema della vita nei suoi diversi aspetti. Grazie. Posso dire una il discorso del metabolismo, scusa, posso farla o no? Se no, non lo... se c'è qualcuno iscritto lo faccio parlare prima. No, non c'è nessuno. Io trovo che il grande successo della fisica è stato superare le barriere nazionali. Cioè il loro vero grande successo è stato il CERN, in Europa almeno. Ora, non sarebbe possibile studiare un meccanismo sovranazionale, diciamo europeo, per ricerche di questo tipo, perché credo che siano, almeno da quel poco che ho capito, molto ambiziose e richiedono espertise i più diversi. E secondo me quella è stata la forza dei fisici, non tanto l'Istituto Nazionale di Fisica, che è stato importantissimo, però cioè, anche perché loro si sono dotati di strumenti tecnologici e anche ingegneristici costosissimi, che nessuno di noi negli altri campi ha mai neanche sognato di avere, insomma. Io propongo questo commento. Posso rispondere? Sì. Allora, io ho tagliato le ultime tre slide. Le ultime tre slide dicevano della potenzialità di forza economica che questi studi potrebbero avere. Cioè, se si riesce realmente a rendere il metabolismo
la chiave per capire i fenomeni biologici i più diversi, come ho fatto vedere, qui vuol dire che nascono delle industrie, vuol dire che nascono dei servizi, vuol dire che c'è una crescita economica di cui noi tra l'altro avremo molto bisogno. E questo credo è il motivo per cui al momento è stato difficile fare un ISBE europeo, perché l'interesse dei singoli paesi, soprattutto di Francia e Germania, che hanno già dei campioni nazionali, come voi ben sapete, i campioni nazionali sono censiti ogni anno da Forbes, una rivista economica che fa la lista dei 500. Nella lista dei 500, 120, 130 sono le company che hanno fatturato al di sopra di 40 miliardi di euro o dollaro, che sono o cinesi o americane. In Europa sono 30 circa quelle francesi e tedesche. L'Italia ne ha 6, di cui Eni, Enel, Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane e Banca Intesa e Unicredit. Cioè non c'è una società manifatturiera, non c'è un'industria chimica, non c'è un'industria farmaceutica, non c'è un'industria digitale. Allora capisci che se la possibilità di ricaduta economica è forte, o si riesce a fare una roba tipo Airbus, in cui si mette insieme la ricerca e il discorso dell'applicazione industriale. Ricordiamoci che il CERN c'è stato, ma in parallelo al CERN c'è ITER, che dovrebbe utilizzare i risultati del CERN per fare la famosa e tanto aspirata fusione, cioè risolvere alla radice il tema dell'energia, con buona pace di Putin e di tutti quanti. Cosa che non è successa, e alcuni dicono, malignando sempre, che ci siano dietro le company petrolifere che hanno cercato di rallentare questa roba perché altrimenti vi si leva il business. Allora, diciamo, le cose diventano difficili da fare e non sono certo all'altezza di piccoli gruppi di ricercatori. Quello che io posso fare e altri colleghi come me possono fare è di cominciare a far vedere che c'è quella strada e poi dopo però altre decisioni devono venire prese. Si sono completamente d'accordo. Posso prego, Franco. Velocissimo, Corrado, perdonami, proprio in relazione alla tua giusta osservazione precedente. In Italia, in Europa, si è tentato di fare un laboratorio europeo e ci sta ancora, e sarebbe l'European Molecular Biology di Heidelberg, no? In cui, tra l'altro, io... Ma secondo te è una cosa che è riuscita? No, scusa un momento, fammi finire. Però non ha raggiunto i suoi scopi, perché è nata come, diciamo, congerie di tecnologie e di services per tutta l'Europa. Non è successo niente di tutto questo, ci sono piccoli gruppi di ricerca, per carità, alcuni eccellenti, alcuni meno eccellenti, e quindi ecco che dalla iniziale ottima idea è finita ad una cosa che è un altro laboratorio, come ce ne stanno 50 o anche 100 in Europa, quindi ecco che non ha raggiunto il suo scopo. Quello che dici tu è tutta un'altra cosa. È un'altra cosa. Mi pare di grandissimi congerie con programmi abbastanza definiti negli obiettivi e che possono poi avere finanziamenti adeguati per arrivare allo scopo. Certo, le facility servono, per esempio gli elettromicroscopi crioconservazione è molto importante, ha fatto fare un passo da gigante, diciamo, nella struttura delle proteine di membrana e nella, quindi anche loro funzione, però diciamo quello che dici tu è certamente molto interessante,
a potersi fare anche nel campo della biologia, allargate a tutte le altre discipline, satelliti e integranti. Sì. Allora, io direi che intanto ringraziamo di nuovo Lilia, perché è una conferenza, insomma, che ha anche, diciamo, creato un dibattito. Questo è tanto, ed è, sarà molto interessante. E poi, se ci sono altre domande, io sono pronto. Se c'era, no, Annibale, mi sembrava prima. Annibale, vuoi dire qualcosa? Sì, io avrei una piccola cosa da dire. Purtroppo non è una cosa positiva. Bene. Basta solamente di osservare che è stato possibile, sia pure in forma abbastanza falsa, raggiungere una unanimità praticamente nel nostro Parlamento per arrivare al 2% di spese militari, ma ci si è dimenticato completamente che c'è un impegno a raggiungere il 3% per le spese relative alla scienza e alla cultura. Intanto che non si supera queste vere e proprie forche caudine, l'Italia non rimarrà sempre alla parte più bassa della curva di crescita in campo europeo, per non dire ovviamente mondiale. Scusate questa voce negativa finale. No, posso dire una cosa? Che secondo me non è una questione del 2 o 3%, è questione di PIL. Cioè, noi dobbiamo uscire fuori dal PIL di 2.000 miliardi di PIL. Noi dovremmo avere più o meno quello che c'ha la Francia, e noi siamo nettamente sotto. Quindi l'obiettivo del paese è di allargare il PIL, e non si può allargare il PIL se non avendo delle industrie forti. Ora, quella che io ho immaginato, cioè ho immaginato che viene fuori dai dati di questa linea di ricerca, è una digital health. Ma capite che della digital health adesso si parla come cartelle elettroniche negli ospedali. Ragazzi, non è quello la digital health. La digital health è utilizzare il digitale per rendere la cura della salute molto più efficace di quanto non sia adesso. Sì. Però temo che questi siano problemi, diciamo, politici e anche sociali, se vogliamo, che forse non è oggi il giorno, forse potremmo fare un altro incontro, insomma, perché credo che, insomma, i ritardi italiani sono se non altro abbiamo fatto fuggire buona parte dei giovani più dotati nelle scienze negli anni passati. Questo è una cosa che poi si paga. Perché, cioè, ma si sono fuggiti perché non ci sono posti di lavoro. Esatto, non ci sono posti anche di lavoro. Ma quei pochi sono anche mal pagati. Cioè, voglio dire, uno bravo lo devi pagare. Insomma, no? Vabbè, comunque è inutile. Secondo me qui entriamo. Cioè, non siamo in grado di influire sulle scelte della politica più di tanto. Quindi direi che io ringrazio per l'interesse. Io continuo a pensare che forse potremmo diventare come la Florida, cioè l'Italia diventa un posto che c'è del bel mare, e la scienza interessante la facciamo fare ai francesi. Non so, sono troppo cinico. Ma siamo siamo la patria di Galileo, dai. Guarda, sto attento che in Florida hanno messo su dei laboratori di ricerca. No, di hanno anche il canale. Poi ci sono anche italiani. No, anche i pensionati. Era una battuta. Allora, vi ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio tutti quanti. Cari saluti. Arrivederci. Ciao, grazie. Grazie, brava Lilia, brava. A presto. Lilia, grazie moltissimo. A presto. Brava.